Allora, volevo fare un altro video di aggiornamento sugli ultimi acquisti fatti. Se sentite un rumore, come al solito, condizionatore acceso perché è tornato il caldo. Parlo un po' a bassa voce perché ho la bimba che sta dormendo. Niente, ho fatto un girino la scorsa settimana in un centro commerciale dove hanno H&M, Zara, classici negozi. Sono andata da Zara. Ho visto un sacco di cose bellissime. Quest'anno è una moda che a me piace molto. A parte siamo un po' nell'inverno si porta un po' questa moda boho che era nella stagione primavera-estate, quindi un po' anni 70 e non mi dispiace affatto. Ma poi tantissimi capi neri, capi belli, strutturati, mi piace molto. Mentre per quanto riguarda l'estivo, Zara non mi aveva fatto impazzire, la nuova collezione devo dire che mi piace molto. Allora, ho preso tre cosine, però ve le volevo far vedere perché ho fatto anche un altro video sullo shopping autunnale, quindi queste vanno a completare un po' il mio giro per i negozi. E poi vi volevo far vedere una cosa che ho preso da H&M che mi ero dimenticata di farvi vedere nello scorso video. Anzi, qui parto subito da quello perché fa sempre parte delle cose che avevo acquistato da H&M. Allora, sapete quest'anno che vanno assolutamente le borchie, le frangette e quindi non ho resistito. Aspettate che tolgo tutte i cartellini vari. Quando ho visto questa borsa mi è piaciuta subito e l'ho voluta prendere. È una borsina a secchiello, il secchiello è un altro modello di borsa che quest'anno va per la maggiore. Io devo dire che non amo particolarmente le borse a forma di secchiello, però questa mi faceva simpatia perché era della dimensione giusta da usare per quei giorni in cui magari non ho la bimba, perché quando ho la bimba ho la borsa enorme, piena di cose per lei. Questa mi piaceva e allora l'ho presa. È nera, chiaramente, così, tutta a frangette, con la tracollina. Ve la faccio vedere. L'ho trovata molto carina, peraltro è morbidissima, proprio veramente morbida. Ha la classica allacciatura qua che si stringe e ripeto, mi è piaciuta perché con un total look nero la trovo simpatica, sbarazzina così con le frange. L'ho pagata non pochissimo, insomma, vabbè, per essere una borsa di H&M, l'ho pagata 24,99. Però ripeto, non è pelle. Però è morbidissima, morbidissima veramente. Beh, questa mettiamo qua. Poi sono andata da Zara, abbiamo detto, e ho preso due paia di pantaloni, di cui uno mi è piaciuto appena l'ho visto, perché era da tempo che cercavo un paio di pantaloni neri che scendessero giù abbastanza dritti, però che non fossero troppo lunghi da portare col mocassino. Avete visto come va un pochino ora? Il pantalone è un po' cortino sotto il mocassino col calzettone a vista e l'ho trovati. Sono così, molto belli, non sono a vita bassa, assolutamente, anzi sono a vita un po' alta. Hanno le taschine davanti. Sono abbastanza classici, quindi con la riga in mezzo, scendono giù diritti fino in fondo e semplicissimi. Arrivano, ripeto, alla caviglia, non c'è bisogno di fare orlo perché sono un modello abbastanza corto, bellissimi da portare con una camicia magari dentro, bianca, molto stretta, il mocassino bianco, mi piacciono tanto. Questi li ho pagati 39,95. Ho preso questi. Poi ho preso un altro paio di pantaloni un pochino particolari.
c'erano neri e c'erano marroni. Stranamente ho provato la stessa misura nera e marrone, ma vestivano completamente in maniera diversa. Non so come mai, forse dipende, non lo so, da come sono stati tagliati. Il modello era identico e mi sarebbero piaciuti anche neri, però non mi stavano male, stretti, mi tiravano, non proprio niente. Sono così, ve li faccio vedere. Aspettate che li sistemo. Sono così. Effetto un po' pelle. Chiaramente non sono di pelle, eh. Sono marrone così melangiato. Sembra quasi vissuto, una cosa un po' vecchia, ecco. Sono comodissimi, morbidissimi perché sono anche un pochino elasticizzati. Dentro hanno un tessuto molto caldo, quindi questi vanno benissimo per la stagione invernale. Semplicissimi, dritti. Mi sono piaciuti perché questi li ho visti un po' da mettere con uno stivaletto marrone, magari sopra un poncho con le frange, come va di moda quest'anno, come ho visto peraltro da Zara, ce n'era uno bellissimo, solo che costava un sacco, l'ho lasciato perdere, perché poi con la maglieria di Zara non mi sono mai trovata molto molto bene. Generalmente quando la lavo tende a slargare un po', quindi con le maglie lascio perdere. Preferisco altre cose. Quindi questi pantaloni e anche questi venivano 39,95. Ho preso una media anche di questi. Io tendo a prendere sempre una media per i pantaloni. Va bene, mi sta bene. Comunque io le cose troppo strette non le sopporto. Una volta le portavo quando ero ragazza, quando ero più giovane, stavo strizzata anche con i miei pantaloni. Ora non mi interessa, preferisco la comodità 100 volte, quindi tendo sempre a rimanere con la vita un po' morbida perché altrimenti poi non le metto. Questi pantaloni che mi piacevano tantissimo perché sopra ho preso un cappottino molto leggero che si può usare nella mezza stagione. Quindi va benissimo per settembre-ottobre, non va bene assolutamente per l'inverno perché è proprio sfoderato, una cosa minimal, semplicissima. Vediamo se riesco a farvelo vedere, abbottono un attimo perché altrimenti non si vede. Eccolo qua. Abbottonato male. Quando uno vuol fare le cose di fretta, questo mi è piaciuto tantissimo, indosso perché sta veramente bene attillato, molto molto anni 70, sì. Qui sono uscita un pochino dal mio nero classico perché di cappotti neri, vabbè, ne abbiamo. È così, con le tasche dietro. Ha tutto un motivo sul marrone, non so se si riuscirà a vedere bene. Viene con le taschine. È molto carino, poi con il pantalone marrone. Ora non si vede, ma ha al suo interno proprio richiamo del colore dei pantaloni. Questo mi piace perché lo posso mettere anche con un jeans un pochino a zampa sotto, un bello sciarpone intorno al collo. È sfoderato, quindi è leggerissimo. Questo. Di questo ho preso una small, questo è costato un pochino perché veniva 59,95, però mi piaceva proprio come mi cadeva addosso, me lo vedevo proprio bene, quindi l'ho preso. Bene, queste sono le altre cosine che ho
acquistato, ho preso poi delle cose per la bimba, sempre da Zara, anche da H&M, una su tutti vi faccio vedere perché è un amore, questa tuta con le taschine, troppo bella. Anche qui è stile un po' anni 70, eh. Sotto chiaramente va messo un lupetto magari, o tutto sul bianco, panna, o tutto sul nero, quindi magari la calzina panna, il lupetto panna e uno stivaletto, oppure rifinito di nero. Un'altra cosa che vi volevo far vedere velocemente, sempre per la bimba, sono questi pantaloni. Quest'anno vanno anche per i bambini, pantaloni larghi o comunque un pochino a palazzo oppure proprio larghi in fondo, anni 70. Mi piacciono tantissimo. Alla Eva ho preso questi sale e pepe che sono di lana, di lanina, e sono larghi. Sono bellissimi. Chiaramente su una bambina con un pantalone largo così in fondo, sopra un golfino molto stretto, chiaramente l'ho preso nero, un golfino stretto con sotto una semplice magliettina, lo trovo troppo carino. Mi fanno impazzire questi pantaloni larghi per i bambini, sono bellissimi. Questi peraltro sono caldissimi, morbidissimi. A lei tendo sempre a prendere pantaloni abbastanza morbidi perché è una bambina, deve giocare, deve stare comoda, le cose troppo strette, jeans troppo stretti non li prendo mai. Se prendo i jeans prendo spesso quelli elasticizzati, quelli che si trovano spesso anche da The Zenith, da Calzedonia, perché deve muoversi, deve giocare, quindi ecco. Queste sono le cosine per lei, ho preso anche altre cosine, ma tanto quelle non vi interessano. Niente, era un piccolo breve e breve video per aggiornarvi degli ultimi acquisti. Se farò altri acquisti ve li farò vedere, per ora sono a posto, devo fare un po' di pulizia nel mio armadio, devo vedere un po' le cose che ho, anche perché volevo farvi un video, se vi va. Su un po' sulla moda di quest'inverno mi è arrivato il catalogo di H&M, lo volevo sfogliare magari con voi e dirvi le cose che mi sono piaciute di più e quelle che invece non mi sono piaciute. Vi farò anche un video di quel genere. Niente, vi saluto, vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video, se vi va, ciao!